Oggi, 26 maggio 2018, addomandiamo di iscriverci alla società dell'educazione diffusa. Credere nei sogni potrebbe poi dare anche delle risposte a delle situazioni e delle realtà che sono quelle della nostra scuola attuale, che forse ne hanno bisogno. Perché non raccogliere la sfida di una scuola oltre le mura e senza le mura? Come quando un tempo, forse più di oggi, le vere aule erano il campo, il ruscello, il cortile, la strada, la piazzetta, e i nostri mentori erano tanti altri maestri oltre a quello ufficiale, formale, non scelto. Mi diceva giustamente Silvano Agosti, metti un bambino a scuola fino alla terza media ed è fottuto. Ogni atto educativo è un atto politico, che non c'ha niente a che vedere con i partiti, c'ha a che vedere con il significato che i greci davano a questa parola, di costruzione di una polis nuova, di una città nuova, di uno stato nuovo, di un pianeta nuovo. Il termine più significativo con cui si dice educazione, secondo me, è il termine greco, no? Che dice paideia. Pais, il ragazzo, l'adolescente, lì, è il centro dell'educazione. Abbiamo davvero a cuore quegli anni di vita dei nostri figli? Perché in quegli anni, nella scuola, i bambini tra i 10 e i 14 anni, diciamocelo obiettivamente, non ci stanno bene. Non è adatta a loro, non è adatta alle loro esigenze, ai loro corpi che si trasformano, al loro nuovo modo di interpretare le cose. Allora la domanda è, quegli anni spesi a fare matematica, lettere, geografia, storia, ad essere interrogati, ad essere sottoposti a controllo, a non potersi muovere, tutto questo secondo noi è meglio perché poi devono andare al liceo? Oppure è meglio che in quegli anni vivano delle esperienze significative, si muovano nel mondo, imparino a conoscere altre generazioni? Questa è la domanda. Quello che vedo io nella scuola, vedo che c'è questo scollamento con la realtà, e soprattutto nel caso di ragazzini che hanno delle difficoltà, vediamo che loro fanno fatica ad essere motivati, ad appassionarsi. Io che vengo da tanti anni di clinica, i ragazzi, la qualità della vita dei ragazzi dipende in modo enorme dal contatto che loro hanno con l'aria aperta, con gli elementi naturali, per cui tenerli chiusi in una classe, in una scuola, in un'aula, è chiaro che non aiuta. Non aiuta l'apprendimento, ma non aiuta l'umore, non aiuta la gestione dello stress. Ma poi ci sono proprio studi scientifici molto più autorevoli delle mie opinioni, che dimostrano proprio come il livello di cortisolo sia inferiore quando si è a contatto con gli elementi naturali. Il cortisolo è l'ormone dello stress, vuol dire che se vogliamo una vita meno stressata dobbiamo stare un po' di più a contatto con il verde. Noi non abbiamo neanche un'idea, perché l'abbiamo oramai perduta, di che cosa voglia dire stare in un tessuto di vita dove i bambini e i ragazzi sono presenti, operativi, inseriti socialmente, operativamente, creativamente nel mondo, in movimento nella realtà, a imparare, certo, a imparare, che loro devono imparare, ma devono imparare dalla ricchezza del mondo, non da quella contraffazione sfigurata e caricaturale che è l'insegnamento scolastico. Sento dire che frequentemente che abbiamo studenti demotivati, disinteressati, svogliati.
E io mi chiedo com'è possibile che dei ragazzini possano essere a questa età demotivati e svogliati. E sono gli stessi ragazzi che quando invece li mettiamo in condizioni di lavorare diversamente, di approcciarsi diversamente alle cose, ma anche in situazioni molto banali, come può essere per esempio, non so, la sistemazione di un laboratorio, del giardino, oppure la partecipazione a giornate tipo la colletta alimentare o l'educazione ambientale, sono ragazzi che si comportano in maniera totalmente diversa, si dimostrano competenti, responsabili, motivati. Dedicare una mattinata a un gruppo di ragazzi, secondo me, sarebbe un esercizio straordinario per ciascuno di noi. Una proposta istituzionale e quindi spesso standardizzata, perché ha bisogno di essere per tanti o per tutti, ha bisogno di non dimenticarsi mai che poi al centro c'è una singolarità, una persona molto diversa da quella che ha di fianco, e che quindi è necessario che ciò che l'istituzione fa proprio permetta anche di avere dei percorsi che garantiscano che ciascuno poi trovi la sua particolare via. Altrimenti, divertente questo tema della evasione scolastica, noi la chiamiamo dispersione, ma quando si percepisce l'istituzione come una prigione, cioè come qualcosa che ti fa fare ciò che non è nelle tue corde, vincola e limita la tua libertà, tu hai bisogno di andartene. Questi bambini vengono letteralmente portati via ai loro ambienti familiari, chiusi in dei posti che non hanno scelto, obbligati a restare chiusi in questi posti, in determinate posture, osservando determinate norme, la maggior parte delle quali inibisce la loro libertà di espressione, la loro libertà vitale, la loro possibilità di decidere qualsivoglia cosa all'interno di questi contesti. I loro diritti di parola, i loro diritti di espressione, i loro diritti di comportamento. E la scuola è innanzitutto un dispositivo impersonale di disciplinamento. Addomandano tutti la stessa cosa. Quando finisce? Quindi sono capitata in questa scuola, diciamo così, di periferia, e devo dire che ho pianto tutte le mie lacrime per giorni e giorni. Cioè, 8 ore in prima elementare, magari con pochissime pause, con l'intervallo in classe, che non possono correre in corridoio, non possono correre, come dire, nel giardino, non possono correre da nessuna parte, non possono salire su un banco, tutti bei rigidi, dove la punizione più diffusa in certe scuole primarie è, no, non solo saltare anche l'ora di motoria, la famosa ora di motoria, cioè quando è che si fa, quando è che non, ma molto raramente, perché è uno dei modi appunto per creare una punizione perché si sono mossi, è bellissimo, no? C'è una classe troppo agitata, allora sospendiamo l'ora di motoria. Questi insegnanti un test attitudinale io glielo farei, scusate, no, qualcuno dice no, il test attitudinale gli insegnanti, no, però adesso se uno ti tira fuori una stupidaggine del genere ti viene il dubbio che abbia sbagliato lavoro, o no? È un bisogno notorio, è un bisogno cognitivo. Allora, partire dall'idea che l'edificio sia un edificio strutturato e pensato per far sì che ogni insegnante entri in classe sua, chiuda la porta e stia con i suoi alunni, con i suoi 20-25 alunni all'interno di uno spazio per fare la sua disciplina, questo è uno degli aspetti che, ad esempio, considerando come leva strategica il fatto che questo non sta scritto da nessuna parte
L'orario degli insegnanti, il fatto che ci siano 6 ore, una 5 ore, una dopo l'altra, fatta di, quando va bene, insomma 55 minuti, ma per così poi abbiamo un recupero per poter non fare il sabato, non cambia il fatto che i ragazzi in una mattinata abbiano un susseguirsi di discipline spesso non concatenate tra di loro, che richiedono modalità e processi cognitivi, attenzioni completamente diverse. Per cui appena hanno iniziato in 2 ore di educazione artistica ad appassionarsi ad una proposta che stanno facendo con l'insegnante, suona l'ora e immediatamente suona la campana, immediatamente il discorso viene interrotto e si riprende la settimana successiva con altre 2 ore. Il tempo viene ancora scandito con delle modalità fortemente dure e severe, le ore, il passaggio in classe da un insegnante all'altra. Alla primaria c'è un po' di meno rispetto alla secondaria, dove c'è proprio, ci sono proprio 50 minuti, 50-55, non ricordo, questo stacco estremo. E... ma poi considerando anche che alle elementari l'intervallo dura mezz'ora, alle medie dura 10 minuti, 10 minuti su 6 ore, è pochissimo. E in bagno non puoi neanche andarci, cioè in teoria non potresti andarci durante le ore. Hai solo 10 minuti in 6 ore per andare in bagno. Ovviamente nessuno rispetta questa regola perché è impossibile. Cioè magari parli con il compagno, ti fa ricopiare 3 volte il brano di cui che stavate studiando. La punizione, questa, nel senso sì, che... e poi scrive, non so, Matilde non ascoltava la lezione, disturbava... Penso che la vera emergenza sia la disattenzione educativa verso le nuove generazioni. Abbiamo bisogno di un'educazione ben organizzata, rispettosa della crescita, non cercare diagnosi che cristallizzano la vita dei nostri figli, rischiano di spegnere di tutto con le etichette. Appartiene all'educatore, il tempo appartiene all'educando, non può fare una generazione indebita di questo tempo, deve saper ascoltare, verificare e vedere quali sono i tempi degli educandi, e questo la scuola non lo permette. La trovo una cosa allucinante, nel senso che ormai è, la scuola è burocrazia al 90%, e si è perso completamente il momento del confronto pedagogico. Per cui se tu in un collegio docenti, dove ovviamente si devono votare 1 milione di procedure, documenti, provi anche solo a buttare un quesito, una riflessione pedagogica, vieni subito guardato male e questo non è il contesto, ti viene subito ricordato. E allora la scuola, come dire, è andata in crisi sul piano pedagogico fortissimamente, no? Ha perso la sua connotazione scientifica, la pedagogia è una scienza operativa, la scienza dell'educazione. Cioè, io vado al Ministero della Pubblica Istruzione, sono tutti informatici, con tutto il rispetto per gli informatici, mi piacerebbe tanto chiedere aiuto per il mio iPhone, ma, però loro sono lì al Ministero della Pubblica Istruzione. Perché poi è così, io praticamente alle 2 di notte sono lì e sto costruendo dei materiali per lavorare, perché fino a mezzanotte stavo compilando dei moduli. Allora, ma intanto i loro corpi stanno assorbendo quella disciplina, intanto le loro menti stanno assorbendo un'immagine del sapere che è un'immagine frantumata di cui non riusciranno mai più a mettere insieme i pezzi, intanto stanno subendo un tipo di apprendimento che non è intrinsecamente motivato, cioè l'unico modo per cui diventi un vero apprendimento. Il giovane non è più in alcun modo al centro della politica, della vita della città, della vita della comunità. Non è più al centro. Questo è un segno di profonda decadenza della nostra civiltà.
che oggi noi abbiamo inventato un sistema che è assolutamente astratto rispetto alla formazione dei ragazzi, che tra l'altro serve fondamentalmente a tenerceli fuori dai piedi, perché la nostra società non hanno diritto di ospitalità, e in realtà non è un sistema pensato per loro. È un sistema pensato per tenere in piedi questa società che ha bisogno di persone che non pensano, pensano poco, che sono capaci di infilarsi in una situazione di stare zitti, fermi, immobili ed essere continuamente sottoposti a valutazione per tutta la vita, ma non abbiamo pensato a un sistema formativo che tenga conto delle loro autentiche esigenze. Allora, anche se fossero soltanto 3 anni, fossero anche soltanto 3 anni, poi debbano ricadere comunque nella brace di una scuola dove di nuovo verranno sanzionati, penalizzati, controllati, valutati, eccetera, per ogni cosa che fanno. Ok, però almeno quei 3 anni hanno vissuto. Il grosso è rompere degli schemi che ci sono, che poi secondo me sono più che altro quasi culturali, cioè del no, non ce la faremo mai, la scuola è irremovibile, non si può fare, eccetera. E non ci abbiamo i soldi, non ci abbiamo. E cominciare a dire, ma sì, cioè, a ogni singolo no, capire se si può dare una risposta. Per ora sta avvenendo così. La scuola quindi deve cambiare, deve davvero cambiare, ma questo cambiamento lo dobbiamo fare noi che ci lavoriamo all'interno con tutta la società civile, come diceva prima il professor Mottana. Quindi pensare che i ragazzi possano avere infinite possibilità di apprendimento perché possono fare infinite esperienze proprio concrete nel mondo circostante, nel proprio territorio, dove ci sono comunque tante possibilità, ci sono teatri, ci sono parchi, ci sono giardini, ci sono musei, biblioteche, sicuramente è una strada che va intrapresa. Quindi spostarsi verso i luoghi della città che possono accogliere l'educazione, luoghi che possono essere luoghi già deputati in parte all'educazione come musei, teatri, piazze eccetera, ma anche altri luoghi dove la vocazione primaria è quella della produzione, ma in cui verrebbero a contatto gli studenti, i giovani, gli anziani, ma anche i lavoratori in una forma, tra virgolette, di alternanza scuola-lavoro che non è quella miseranda che è stata messa in campo negli anni e che si è tramutata in qualche caso in sfruttamento e in qualche altro caso in una perdita di tempo inutile. Realisticamente l'edificio scolastico attuale potrebbe divenire la porta di accesso a tanti e diversi luoghi dove apprendere. Ecco allora la scuola diffusa, intendendo per scuola il tempo dedicato alla scoperta, alla ricerca, al gioco, al tempo libero e alla crescita. Ma noi dobbiamo lavorare per liberare i bambini e i ragazzi da questo gioco, per farli tornare nel mondo, perché apprendano all'interno del tessuto sociale. L'articolo 4, il comma 6, dove si dice proprio che bisogna fare delle scelte importanti sulla metodologia formativa, che deve essere caratterizzata da un approccio non formale da imparare facendo, e che tutte queste attività si auspica che vengano realizzate in situazioni concrete, in luoghi diversi dai normali contesti formativi, e quindi abbiamo il parco, abbiamo il museo, abbiamo le varie istituzioni, questure, tribunali, prefetture, in base poi all'attività che si va a organizzare. I miei ragazzi hanno diritto di avere un'esperienza piena della vita da subito, e quanto più presto possibile di incontrare esperienze, avventure, sorprese che alimentino la loro naturale e spontanea curiosità, voglia di fare, voglia di impegnarsi, voglia di creare, eccetera, cosa che appunto la scuola, secondo me, è tutt'altro che in grado di fare, e quindi occorre un'educazione che avvenga il più possibile a contatto con, diciamo, la molteplicità più ampia possibile di esperienze. Ora, qual è il luogo dove può avvenire una grande varietà di esperienze se non la vita sociale nel suo insieme? Io credo che i ragazzi vadano restituiti al mondo e che nel mondo debbano trovare le opportunità per partecipare, coinvolgersi, osservare, criticare, rielaborare, ripensare. Naturalmente, certo,
secondo dei percorsi, perché oggi non è immaginabile buttare fuori i ragazzi dalla scuola e lasciarli così pascolare in giro, perché, come ho avuto più volte modo di sottolineare, il mondo non è ospitale per loro in questo mondo. Le città, i quartieri, le strade non sono fatte per accogliere i bambini e i ragazzi, quindi inizialmente bisognerà pensare a dei modi per aiutarli a uscire, per trovare dei luoghi dove ci siano le condizioni minime perché loro possano fare esperienza senza pericoli eccessivi, diciamo così, ma anche però trovando, insomma, materia per il loro appetito. E poi man mano, insomma, affermare sempre di più l'idea che i bambini e i ragazzi devono essere insieme a noi, insomma, e che quindi noi dobbiamo farcene una ragione, per quanto possano essere a volte disturbanti, perché questo sembra un po' la regola che domina, invece dobbiamo riuscire di nuovo a capire quanto possono essere arricchenti, quanto possono stimolarci, quanto possono interrogarci, se ovviamente non sono lì abbandonati sulla panchina di un parco, ma interloquiscono con noi nell'operatività pubblica, nell'operatività della vita di tutti i giorni, naturalmente con un contributo a loro misura. Ecco, io credo che questa sia la questione importante. L'educazione diffusa è un primo tentativo, una prima ipotesi su come costruire appunto dei percorsi educativi che, partendo da un luogo che costituisca per loro una base, poi si muovono nel mondo per tornare alla base, poi rimuoversi nel mondo, tornare alla base. Noi abbiamo bisogno di basi, di portali, di tane, come le abbiamo chiamate nel libro che abbiamo scritto Giuseppe Campagnoli e io, da dove loro partono per andare a esplorare, a contribuire, a partecipare nella società, e poi tornano per discutere, riflettere, riprogrammare, riprogettare la loro partecipazione alla vita del mondo. È l'idea di un rovesciamento della vita sociale, sostanzialmente, cioè la vita sociale che ha da essere ripensata alla luce del fatto di chiedersi: sì, ma bambini e ragazzi, se noi li inseriamo nel mondo, che tipo di contributo possono dare? Noi che tipo di contributo possiamo dare loro? Io sono convinto che questo potrebbe agire come un enorme risveglio. Cercando di spingere fuori dall'edificio scolastico quanto più possibile gli studenti, gli alunni, le persone, per riportarli a contatto con la città e far rinascere al tempo stesso la città. Perché avere tra di noi bambini e ragazzi come soggetti attivi e non semplicemente come clienti di un mondo fatto per altri, secondo me può essere veramente una cosa straordinaria e può modificare anche i meccanismi che agiscono nei confronti di altri soggetti tenuti ai margini della vita sociale. Ovviamente penso agli anziani, alle persone che hanno problemi, ai ragazzi con difficoltà, eccetera. Magari sono più piccoli, ma non minorati, al punto tale da non poter essere presenti nel mondo. Semmai è il mondo ad essere minorato, la società, il territorio, le città, dal fatto che non è in grado di assumersi fino in fondo questa presenza e di offrire a questa presenza alimento per l'esperienza. Che poi il problema è anche questo, insomma, i ragazzi e i bambini oggi non escono da scuola o vanno in un altro posto al chiuso dove trovano un'offerta ancora una volta iperimpacchettata, no? Dal corso di danza, quello di musica, dal corso di yoga, quello di arti marziali, però sono tutte cose sempre iperstrutturate, oppure sono nel nulla, cioè non c'è nient'altro, e quindi questo poi favorisce un atteggiamento di ripiegamento, io credo anche di disagio proprio, no, profondo, esistenziale, e quindi poi anche di episodi più o meno così, di violenza o di, comunque, diciamo, di conflitto con ciò che hanno intorno, perché effettivamente c'è questo conflitto, è un conflitto invisibile ma è del tutto evidente, insomma. L'esperienza è qualcosa che coinvolge corpo, anima, pancia, immaginazione, creatività, è qualcosa dove l'intera personalità di un soggetto viene chiamata in gioco. E allora sì che la motivazione scatta, allora sì che c'è entusiasmo, allora sì che c'è passione.
È l'idea di poter ragionare all'interno di un sistema che comunque ha delle norme, ha dei riferimenti, per poterle modificare, utilizzare, cambiare, per dare risposte diverse utilizzando magari le stesse norme, credo che possa diventare una sfida più interessante. Io ho guardato la docente che era al mio fianco, la quale anche senza parlare, però con lo sguardo diceva sì, e quindi ho alzato la mano. Mi rendo conto forse di essere stata un po' impulsiva, perché sicuramente le difficoltà sono tante se pensiamo appunto alla, come diceva Loredana, al problema degli organici, degli insegnanti che abbiamo, perché qui si tratta sicuramente di avere anche un impegno maggiore di tempo, di ore, la formazione dei docenti, perché qui si tratta di cambiare proprio la prospettiva. Qui non si tratta di fare un qualcosa come lo abbiamo sempre fatto, provando a modificare qualcosa, dobbiamo cambiare la prospettiva. Il tipo di attività che possono fare è veramente inesauribile. Io ho provato a ordinare un po' delle aree di attività che corrispondono anche a delle aree di esperienza. E partecipando alla vita del mondo, naturalmente, secondo un progetto estremamente articolato di attività di cui la società si deve far carico. Naturalmente qua non si parla di descolarizzazione così. Se c'è un'idea di descolarizzazione è semplicemente per sostituire alla scuola un tessuto di opportunità formative estremamente ramificato ed estremamente variato, dove un bambino o un ragazzo possa fare esperienze. Accanto allo sport ci possono stare molte altre cose che vanno dalla psicomotricità, che oggi già un po' si fa, però perché no, agli esercizi che riguardano la meditazione, lo yoga, la bioenergetica, la conoscenza del corpo attraverso attività come il mimo, come l'animazione, tipo teatrale, le arti marziali sicuramente, esercizi di corporeità legati anche alla combattività, quindi ai temi che naturalmente riguardano il massaggio, la sessualità, eccetera. Io credo che bambini e ragazzi abbiano molto bisogno di vivere esperienze nelle quali il corpo assuma molti tipi di espressività. Io penso poi che i ragazzi possano organizzarsi sempre più autonomamente, anche nell'offrire servizi fra di loro. Occuparsi della riqualificazione di spazi aperti e non, di giardini, orti, fattorie, piste ciclabili, eccetera, eccetera, effettuare piccoli servizi di trasporto, intrattenere e animare i bambini più piccoli, servizi per bambini piccoli, gestire mercati e mercatini, chioschi o piccole attività di trasporto. Sono comunque delle cose che si cerca di fare, no? Sviluppare delle forme di economia alternativa, che possono in qualche modo però poi interagire anche con gli adulti, dalle banche del tempo, le monete alternative. Esplorare ambiti di lavoro e di operatività sociale, partecipare, discutere degli stessi, operare con attività di tipo artigianale, di riparazione, di costruzione, dove questo è possibile. E preoccuparsi naturalmente anche di un rapporto importante con la natura, quindi non solo per esempio la gestione, la manutenzione di aree più o meno dismesse che possono essere rimesse nelle condizioni di uno spazio naturale, ma anche fare esperienze nella natura, quindi io immagino anche escursioni, esplorazioni, gite, brevi vacanze in luoghi dove possano cimentarsi con la montagna, con il mare, con il fiume, insomma. Credo che il mondo offra veramente tante opportunità. Naturalmente non mi nascondo che ciascuna di queste attività poi presuppone che qualcuno li aiuti a fare tutto questo, che moltiplica le relazioni e soprattutto che ci sarà bisogno anche di fondi ovviamente per poter affrontare i fondi, ma io credo soprattutto anche di coinvolgimento, nel senso che io voglio sperare che le persone abbiano anche voglia di mettersi in gioco con i ragazzi, a cominciare dai genitori ovviamente, ma perché no anche altri che non hanno magari figli, che però hanno voglia di fare delle esperienze con i bambini, da quello che
non è una guida alpina, però è uno che cammina in montagna e ha voglia di portarli a fare una gita. Da chi non è proprio un falegname, uno che si intende di bricolage, ha voglia di aiutare i ragazzi a imparare a fare delle cose con il bricolage e così via. Insomma, io penso che ognuno di noi potrebbe dedicare una quota del suo tempo per stare con i ragazzi. Dobbiamo intenderci, secondo me, sulla nozione di esperienza. Cioè, esperienza vuol dire vivere il più possibile a pieno titolo, cioè con il coinvolgimento di tutte le dimensioni di personalità del soggetto, quindi sensibilità, emozioni, intuizione, immaginazione, intelligenza, eccetera, delle situazioni stimolanti. Che queste situazioni stimolanti portino alla fine un prodotto osservabile o no, non è così importante. Ci sono un'infinità di intelligenze, questo lo sappiamo benissimo, come un'infinità di capacità, e allora poterle esercitare in una varietà di attività renderà possibile ad ognuno di essere riconosciuto nelle sue potenzialità, nei suoi talenti e nelle sue realizzazioni. Pensando che ci sono già delle piccole cose da cui partire, sicuramente poi le difficoltà, insomma, diventano un pochino più affrontabili, sì. Oggi io affermo senza dubbio che è impossibile educare senza l'arte, la bellezza, l'estetica. È impossibile educare senza far ricorso alla bellezza creata dall'essere umano e la bellezza che ci circonda, creata, ognuno dica da chi. I ragazzi a contatto con i linguaggi artistici, la danza, il canto, la chitarra, le arti visuali, riscoprono la loro capacità di desiderare. Per cui l'arte aiuta a formare il cittadino che è capace di vedere attraverso l'arte la bellezza dell'universo, la bellezza del suo interno, del suo interiore. Possono ancora introdurre un altro linguaggio, che è il linguaggio della vita. Godere insieme agli altri, accogliere, prendersi cura, mantenere, cooperare, collaborare. Ok, quindi essendo 5 ore, 5 giorni potrebbe essere una sorta di divisione così, poi la capiamo magari motoria, arte, immagine. Però comunque con dei tempi più dilatati. Sì, e poi sai, vai in un corso, fai un'esperienza, sì. È anche bello tornare indietro e dedicare un paio d'ore a riflettere su quello che è successo, a scrivere il diario, ad oggettivare le cose che sono state scoperte, fare una riflessione con il mentore. Cioè, vorrei che le attività avessero un'articolazione interna complessa, non semplicemente io vado là, pianto i fiori, certo. Poi torno indietro e faccio un'attività completamente diversa. Cioè, ogni attività dovrebbe avere una sua stratificazione di elementi. E poi io mi immagino che ovviamente ci siano delle unità didattiche larghe, cioè quindi niente più a che vedere con le ore. Certo. Quindi, o delle mezze giornate o delle giornate intere. Cioè, dedicate a un'area. Dedicate a un'attività. Perché questo configura la possibilità di fare spostamenti, di fare un lavoro a tutto tondo. Poi però bisogna vedere l'entità del tipo di attività, ovviamente, quindi dipende. Poi man mano un'autonomizzazione, quindi poi ci sarà anche una fase, magari non subito il primo anno, non lo so, bisogna vedere, in cui i ragazzi cominciano a dividersi e vanno autonomamente a fare delle cose, mentre altri magari rimangono lì a farne delle altre. Sì. O addirittura, diciamo, il massimo sarebbe che tutti andassero autonomamente a fare delle cose e in linea teorica non c'è neanche più bisogno dell'insegnante, cioè loro vanno in un posto, fanno un'attività e là ci sono gli educatori, in un posto c'è un'attività, vanno in un posto, in un'attività da soli e le fanno per conto proprio, questa sarebbe la città educante
arrivata. Cioè. Quello che io vedevo era che l'attività è sempre interdisciplinare, cioè non è proprio così divisa per... quindi forse come peculiarità, cioè questo, con questa attività diciamo di più stiamo sull'ambito matematico-scientifico, allora diventa, però poi è ovvio che è trasversale, perché come fai a... Sono alcuni ambiti che saranno un po' trasversali su tutto, ecco. Bisogna soddisfare anche un po' la, cioè visto che comunque stiamo chiedendo, dobbiamo chiedere, no, l'approvazione eccetera, i finanziamenti eccetera, secondo me è anche corretto riuscire a spiegare, cioè a rispondere a quelle che sono le domande. Poi se lo facciamo in un modo molto più coerente a chi siamo ed efficace è il top, perché a quel punto hai fatto il saltino ancora più avanti, non è che... però insomma posso immaginare che ci sia bisogno di soddisfare anche un questo tipo di aspettativa. Queste sono le priorità per i sistemi scolastici a livello europeo del 2006, l'ho preso apposta, ce ne sono anche più nuove, però era il 2006, per dire che sono passati un po' di anni, non sto a leggerle tutte, però se le guardate riprendono in modo chiaramente completamente diverso, ma entrano nel merito di quanto forse è stato detto prima, il coinvolgimento di tutte le dimensioni di chi apprende, cognitive, sociali, emotive, la consapevolezza e l'autoregolazione del processo di apprendimento, la coprogettazione del percorso di apprendimento, coprogettazione insieme vuol dire docenti e bambini e ragazzi, lo sviluppo del processo di autovalutazione. Bisognerebbe fare un discorso sugli obiettivi, cioè attraverso questa sperimentazione che obiettivi ci poniamo. La nostra didattica, come dire, è una didattica che mira a incentivare l'apprendimento per esperienza, per prendere dall'esperienza, è un'espressione per esempio che è stata coniata in ambito psicanalitico per indicare l'introiezione profonda di certi contenuti. In ogni area del curriculum verranno individuati dei progetti che, come dire, stimolino la creazione e la sperimentazione di esperienze, e che poi noi ci preoccuperemo di creare delle situazioni di osservazione, approfondimento, analisi, riflessione sugli indicatori che per noi mettono in luce se un'esperienza di ordine processuale sta andando nella direzione auspicata o meno, e che sono indicatori che riguardano, appunto, come diciamo prima, l'entusiasmo, il coinvolgimento, la partecipazione, la motivazione intrinseca, cioè appunto il senso di essere efficaci, attivi. Può far paura sia per gli insegnanti che per le famiglie che hanno i ragazzi, quello di magari riuscire effettivamente a mettere le ragazze nelle condizioni di vivere appieno un'esperienza che, cioè, per me è già una priorità, però fargli perdere tutta una serie di informazioni, conoscenze, quant'altro che poi si ritiene da verificare che ti serviranno nel tuo percorso successivo, eccetera. Allora, come conciliare questi due aspetti? Noi possiamo garantire una serie di metacompetenze e magari delle focalizzazioni, perché no? Cioè, io spero che nell'arco di 3 anni loro facciano tutta una serie di carotaggi anche di carattere storico attraverso magari il montaggio di uno spettacolo, un'inchiesta, un reportage su fenomeni di carattere storico, sociale, politico, eccetera. E quindi noi poi nel programma possiamo inserire che ci saranno delle ricerche, degli approfondimenti su determinati momenti storico-culturali. Quanto più, come dire, gli allievi si fanno presenti sulla scena, cioè la loro soggettività si manifesta, tanto più vuol dire che il campo lo rende possibile, no? Che il campo è fertile, che il campo è ricco. Però poi ciascuno a suo modo, perché io non ho la pretesa che tutti arrivino allo stesso punto, ognuno fa il suo percorso e deve essere legittimo che sia così. E qualcuno rimarrà più indietro, qualcuno rimarrà più avanti, qualcuno rimarrà... Anzi, lo scopo di questo tipo di apprendimento è quello di far sì che le strade divergano in un certo senso. Nell'ambito dell'esperienza bisognerà fissare dei momenti in cui, per esempio, il mentore dialoga con il gruppo intorno a quello che sta succedendo. Allora,
al di là di fissarsi su certe cose, la registrazione di queste conversazioni a un osservatore esterno racconta quello che sta succedendo. Vedi che i ragazzi sono contenti, cioè, fanno le cose volentieri, anche l'insegnante sta meglio, no? Quindi si genera un circolo virtuoso, dovrebbe generarsi un circolo virtuoso. Questi giorni è arrivata una nota, tra l'altro qualche scuola l'ha anche mal interpretata, è arrivata una nota nelle scuole che dice ma tutte queste diagnosi precoci, questa categorizzazione per cui noi abbiamo chiaramente disabili certificati con la legge 104, abbiamo i DSA, disturbi specifici dell'apprendimento 170, quindi... E poi a un certo punto, intorno al 2012, è venuta fuori anche l'idea che ci fossero gli altri BES. Nella mia scuola la mia referente all'inclusione mi chiamava Belli e Sorprendenti, no? Giusto per... come se ci fossero appunto dei bisogni educativi speciali. In realtà i bisogni educativi sono normali, diversi per ognuno e diversi per ognuno, non soltanto dei bambini e dei ragazzi, ma anche degli insegnanti. Allora, questa nota che è appena arrivata, che vuole essere un seme, che probabilmente proseguirà con una serie di altri, speriamo, insomma, adesso come sapete siamo in un grande cambiamento, quindi insomma, bisognerà un po' capire, però è un seme lasciato che va in questa direzione, del superare la categorizzazione per cui gli insegnanti per ognuno devono fare dei piani personalizzati, paralleli. Non è questa la strada è quella di mettere la rete in cui le proposte possano diventare per ognuno avvicinabili. Allora, siccome l'investimento e l'energia delle persone chiaramente sono preziose, è chiaro che va pensato da subito quali sono le alleanze. Parlo di alleanze educative, ma parlo anche di alleanze del territorio, parlo anche di pensare che alcuni aspetti, pur avendo degli obiettivi, come dire, alti, possano però poi essere raccontati anche in modo molto più diretto, perché altrimenti le persone si spaventano. Sono tanti piccoli contributi, ma è proprio anche un po' nella natura di questo progetto, nasce proprio un po' così, anche un po' come sfida. E poi il territorio che sta rispondendo bene, perché abbiamo cominciato a mapparlo, mandando comunque, appunto, come dicevo, una comunicazione per incontrarci inizialmente con le associazioni, proprio perché sta rispondendo positivamente e offre risorse da un certo punto di vista, sia in termini di attività che si possono fare insieme, ma anche altri canali che ci possono permettere, uno, di diffondere il progetto, quindi sensibilizzare anche in vista della campagna di crowdfunding, e poi i materiali, di altro. Quindi cercheremo di sfruttare al massimo tutti questi elementi. E invece ho avuto l'incontro con Santo Minniti, il presidente di Municipio 6, che già ci aveva conosciuto in occasione dell'incontro di base, che è stato molto disponibile, ha detto che il Municipio 6 adesso diventa parte, non fa parte del protocollo d'intesa, capiremo con quale strumento poi ci formiamo, diciamo. Per cui da parte loro c'è una massima disponibilità, quindi nel momento in cui andiamo a contattare anche le realtà territoriali ha detto tranquillamente di mettere che siamo un progetto supportato dal municipio, quindi questo ci agevola molto nell'essere ascoltati dalle realtà territoriali. E poi anche altre cose che ci verranno in mente da mettere in campo, loro ci sono, il patrocinio e quant'altro. Adesso la cosa importante è mettere a punto il progetto dove deve essere ben delineato che cosa si vuole fare, che cosa ci serve e quindi che cosa si propone. Allora, avere davanti ad esempio quelli che possono sembrare vincoli e già prospettare delle soluzioni consente di modificare e cambiare completamente anche l'atteggiamento, in parte prendendosi delle responsabilità come dirigente scolastico, come docenti, come... dall'altra parte invece coinvolgendo figure altre e facendo quelle azioni che anche da un punto di vista normativo si possono fare, per poi declinare responsabilità e spazi differenti. Le riforme della scuola sono state sempre faticosissime in Italia, ne abbiamo fatte tantissime, ne abbiamo subite tantissime e c'è stato un continuare a cambiare senza però riuscire ad approdare a un disegno che fosse effettivamente un ritarare, un ricalibrare che tipo di proposta
si volesse fare in maniera più compiuta. Io sono abbastanza contento del fatto che si parta in un ambiente pubblico, perché penso che questo consentirà anche a persone che magari non ci sarebbero mai arrivate per conto proprio o che non hanno le risorse per farlo, di fare un'esperienza di educazione alternativa. Mentre ovviamente sappiamo che quando le esperienze sono private ci arrivano quasi sempre solo i figli dei genitori che hanno già una sensibilità di questo tipo, che magari gli fanno fare già oltretutto delle esperienze interessanti, mentre chi invece sta un po' ai margini queste cose non le può vedere. Riuscire a costruire dei percorsi che abbiano poi delle declinazioni differenti, con un'identità differente, ma che abbiano al centro l'attenzione a rendere protagonisti della loro crescita i ragazzi. Io credo che questo ci farà trasformare questa idea dell'evasione dalla scuola, questa idea dell'andare via, in un'esperienza invece che mi appartiene, perché la sento più mia. Da anni parliamo di alleanza educativa, no? E da anni parliamo di corresponsabilità educativa, ma ci può essere questa corresponsabilità educativa e questa comunità educativa solo se facciamo un tipo di scuola che si fa all'esterno e non solo nella scuola. In realtà questa prospettiva, certo, trasformerebbe radicalmente il volto della società se venisse mai attuata, però non credo che entri in contraddizione con i principi di fondo, diciamo, l'ispirazione della formazione, che è comunque orientata, ripeto, alla cittadinanza, all'autonomia, eccetera. Anzi, io credo che da un certo punto di vista forse dimostreremo che è possibile realizzare queste cose che invece la scuola, ahimè, non riesce a realizzare, così come il recupero, per esempio, di ragazzi svantaggiati, della dispersione. Credo che lavorando in una prospettiva di questo tipo sia più facile che tentare di tenerli all'interno del disciplinamento scolare. Quindi, diciamo, noi contiamo un po' su un minimo di sensibilità per questo e poi comunque sul fatto che nelle ultime legislazioni è dedicata cioè le scuole hanno oggi l'autonomia e la possibilità di scegliere di fare delle sperimentazioni. Ragazze e ragazzi, bambine e bambini dovranno tornare ad essere, come diceva Majakowski, sangue nuovo nelle arterie della città, con la possibilità di dire, di decidere, di cambiare. Si può essere certi che una volta liberati dal giogo della minaccia e dell'apprendimento obbligatorio, la sensibilità dei giovani sarà una risorsa preziosa per tutti, così come la loro energia, la loro fantasia e la loro vitalità. Tutta la settimana mi tocca andare a scuola, ho i piedi consumati, sanno di gorgonzola. Domenica soltanto son libero davvero, mi sento che svolazzo, sono proprio leggero. Il lunedì si studia, faccio le operazioni, il martedì disegno 50 cartelloni, la maestra poi ci spiega le regole di gruppo, mi faccio un pisolino, certo russo di brutto. Io sono proprio stanco, mi sdraio sopra il banco, mi chiamano Monello, ma io non sono quello, voglio solo giocare, per me come studiare, andare in bicicletta, suonare una trombetta, volare come un razzo, cantare come un pazzo. Lallero trullallero, l'astuccio al cimitero, Pippero Pippolino, il diario nel camino, alla fin della fiera, il grembiule in pattumiera, a me piace imparare alla scuola del giocare.